Molto bene, abbiamo l'ebola. Perfetto. Perfetto, siamo pronti. Ah no, aspetta però. Vabbè, ma sì, 40 dardi per due limantri bastano, dai. Dai, bastano, sì. Sì, almeno per una, per forza. Di qualsiasi livello la troviamo. Allora, le limantrie crystal, che poi non so se si dica le la limantria crystal, dovrebbe essere sempre in questa zona. Giusto? Non ne vedo. Il fatto che io non le veda però non vuol dire che non ci siano. Vedo la cosa. Cos'è? Cos'è quella cosa? È un drago. Ma mi sta attaccando? Mi sta attaccando, è un draghetto. È un draghetto ma mi sta attaccando. Sembra molto cattivo, molto arrabbiato. Ah! Porca puzzola. Ma perché se... No, ma ce l'ho ancora con noi. Ma non gli ho fatto niente. Ma è un draghetto piccolo, non è grande. Cioè, pensavo fosse gigantesco. Invece mi sembra piccolino. Ok. Ma... No, lo voglio. Come lo catturo io? No, devo averlo. No, mi devo informare. Però lo dobbiamo prendere. Ok, aspetta. Giriamo a largo per ora. Ma che bellino. Allora, qui cosa c'è? No, Raptor. Vabbè, Raptor tanto non gliene frega niente. Aspetta che ho visto la limantria. Però mi sembra... Sembra normale. Cioè, mi sembra la solita. Sì. Sì, non hanno niente di speciale. Cioè, per carità, siete carinissime, eh. Non volevo offendere. Siete speciali a modo vostro, ecco. Aspetta, lì. Vedo azzurrino. Vedo azzurrino. Quanto metallo per la pipetta. No, però mi sembrano sempre normali. Non gli vedo niente di particolare. No, infatti, in teoria erano qui. Almeno le indicazioni scarne. Dicevo... un altro draghetto! Ma è pieno! Scusa, fammi vedere... Adesso dovrei poter vedere il nome. Maschio Crista Yunka? Che cos'è Yunka? Ok, Yunka, me lo scrivo. È bellissimo, lo voglio! No, nel prossimo andiamo a prendere lui. Sì, non me ne frega niente, mi informo. Aspetta che qua gli vedo dei colori un po' sgargianti. Però non mi sembra... no, mi sembra... di nuovo la stessa cosa. No, Crystal! Crystal! Ah, però... no, non mi sembra molto diversa dalle altre... Cioè, boh... Vabbè. Vabbè, noi ce la pigliamo lo stesso. È un 39. Ma potrei cercare anche di meglio, eh. Guarda che là ne vedo un'altra, aspetta. Ah, aspetta, ce n'è una anche qua sotto, incastrata tipo. Ah, no, 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 sta solo camminando. Anche questa è bella sgargiante. Sì, Crystal. Che carina, sì, c'ha tutti i cristalli sul musetto, bellina. Maschio 39 e la draghetto. No, ce n'era un'altra qui, dov'è finita? Ma era qui un attimo fa, l'ho vista. Ah, guarda, c'è quella là laggiù, che cos'è? Femmina 39. Vabbè, dai, ci accontentiamo di questa coppietta qui. Sì, dai, a me va benissimo, mi va benissimo. Allora, vediamo qua. No, 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 aiuto, aiuto, ma che succede, che succede? Ma cos'è sta cosa, ma perché? Sì, ma io non me lo ricordavo che la limantria faceva sta cosa. La limantria lasciava la polverina, quella gialla che ti rallentava. Ma non ti faceva avere le allucinazioni, Cribbio? Questa è una caratteristica di queste crystal, allora. Quindi devo... ah, devo colpirla da lontano. E stare attenta a non finire in quella nube tossica. Qua il grifone ci stava, però, eh. Qua il grifone ci avrebbe aiutato tantissimo. Ora ti prego però dimmi che riatterri tu. Cosa? Cos'era? Cos'era? Un devastatore? Cosa ci fa qua il devastatore, maledetto? No, dov'è la mia limante lassù? È quella. Guarda quante ce n'è qua in cielo. Ma stanno tutte volando. Ci credo che non le trovavamo. Ok, vediamo se riusciamo a fare questa cosa.
di colpirla da... Da qui... No, ho beccato Crypto, ovvio. Ok, un altro colpo gliel'abbiamo dato. Però sta andando sempre più in alto. Non la prenderò mai. Ok, l'abbiamo presa di nuovo. Non sta più lanciando quella polverina. Finisce a terra quella roba. Dove? Ah, è laggiù. È laggiù. È laggiù. È laggiù. No, fugge. No, fugge veloce. Fugge veloce. Fugge molto veloce. Lì c'è un draghetto. No, no, draghetto, ti prego. No, si è spostata. L'ha schivata all'ultimo. Ma quanti tardi bisogna sparare anche a questa prima di buttarla giù. Aspetta, sta cadendo. Sta cadendo. Sta cadendo. Ok, no, non in acqua. Non in acqua. Ti prego, ti prego. Ok. Proprio pilu pilu, però. Mamma mia. Guarda sulla riva. Che fortunelli, che fortunelli. Allora, Cici, ascolta, porta pazienza. Io provo a darti questi. Sono un po' meno pregiati da quel che ho capito, ma i Prime Crystal preferisco tenerli per le stelline un po' più importanti, ecco. Ok, ok, per la prossima voglio il grifone. Perché secondo me col grifone è molto più semplice la faccenda qui. Quindi la falena versione Crystal rilascia delle spore allucinogene, tipo i funghi di Aberration. L'effetto è quello, ti sembra di soffocare. Guarda questo musetto così dolce e adorabile, invece... Lancia delle puzzette letali la bestiolina qui, capito? Sembra tutta innocente con questi occhioni. Guarda che bellini cristalli di colore diverso. Ce l'ha azzurri e blu, viola. Molto carini. Comunque, vedo che ha gradito. Però l'addomesticamento così è molto più lungo. No, allora ascolta, dai, ti do questi. Scusa, facciamo così. Forse così ci mettiamo meno. Cioè, mi sembra un po' poco, 18% per aver mangiato un cristallo, ecco. Vediamo se con questi va più veloce la faccenda. Intanto, già che ci siamo, io mi raccolgo un po' di cristalli, che tanto per fare le attività con questa mod servono cristalli a non finire. Dov'è Crypto? Crypto, ah, perché l'avevo messo su seguimi, giusto? Aspetta, no, terra, 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 patato. Se mi atterravi un po' più vicino, però ero più contenta. C'è sempre freddo, c'è sempre fame, c'è sempre sete. Ah, ginetto bello. Guarda, si è domesticata con quelle prime. Ciao, patatino. Oh, serve la sella per cavalcarla, è vero. Oh, io la volevo provare, volevo subito lanciare quelle puzzolenti scorreggine che traumatizzano tutti nei paraggi. Oh, vabbè, dopo. Ah, no. Tesoro, mi devi seguire così. Ho dimenticato le sfere poche a casa. Cioè, nel senso... Ah no, aspetta, c'è la cripto. C'è la cripto. Sì, ce l'hai tu, ce l'hai tu, ce l'hai tu. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Fammela mettere nella sfera poiché che questa... Ho paura che me la mangiano subito. Pensavo di averle lasciate sul grifone. No, 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 ok, ok, a posto, a posto, a posto. Cici, dove sei? Ciao. No, 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 vieni. Vieni un pochino. Vieni un pochino più giù. Mi atterri? Mi atterri che non riesco a metterti nella sfera? Santa pazienza. Guarda che bellina, però è tutta sbrilluccicosa sotto. Ma io mi aspetto allora che anche di notte questa sbrilluccichi. Che tra poco è notte tanto, quindi lo possiamo vedere subito. Si è pappata due cristalli la signorina. Però decisamente con i cristalli prime viola, nonostante richiedano più risorse, più rotture di scatole, ci si mette veramente molto meno. Quindi direi che al prossimo giro creiamo solo quelli. Volevo testare anche gli altri, ma servono meno risorse per gli altri, però sono meno efficaci, quindi il gioco non vale la candela. Molto bene, allora aspetta, no, lei la devo provare subito. Abbiate pazienza, fatemi andare a togliere una sella dalle bestie che abbiamo già ingabbiato. Dammi la sella, Cici, porta pazienza. Sì, guarda, sbrilluccica. Cioè, è tutta tipo fosforescente. È bellissima. È bellissima. Aspetta,
Aspetta, ti aumento il peso che sicuramente sarà schifo. Ok, ok, dai, andiamo a fare puzzette in faccia a qualcuno. Andiamo a fare le puzzette in faccia a qualcuno. Mamma mia, la stamina, che schifo che è. Guarda come scende in fretta. Ma dai, però è bellissima. Sbrilluccica. No, ma sbrilluccica anche qui. Ma è troppo carina. C'ho anche le antennine luminescenti. No, vabbè. Adoro, la adoro. A parte la stamina che fa veramente schifo, per il resto è bellissima. Dai, non c'è nessuno a cui possiamo fare una puzzetta in faccia. Eccolo qua, dai. A lui. A lui, così se anche ci piglia non ci fa troppo male. Ciao, scusa. Ah! Ah! Guarda come li ho incasinati. No, poverini, si attaccano tra di loro, nonostante lo sclero. Nonostante il disagio dovuto dalla polverina magica della signorina. Guarda lì, un'altra. Ah no, non posso, non ho stamina, non ho stamina. No, appoggiati qua, veloce, veloce, ricaricati, ricaricati, questo sale, questo sale, questo sale, questo sale. No, 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 no. Fuggi, 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 fuggi. Dai, arriviamo almeno fino alla nostra base. No, aspetta, lo faccio fuori. Così, perché altrimenti... No, dove sei? Limantria? Ah, ok. Se no ce lo fa fuori. Dai, è debolina, mi sa, questa bestiola. Non è il caso di perdercela così subito. Dannazione, mi sono dimenticata del grifone. Dove... aspetta, dove siamo? Di là. Ok, il grifone lì. Porca miseria, sarà domesticato ormai. Spero. O si è risvegliato o si è addomesticato. Sembra di vederlo tranquillo. Quindi forse si è addomesticato. Sì, sì, ok, ok, perfetto. Molto, molto, molto benissimo. Quindi ti sono bastati quei 6? Sì, tutti e 6 te li sei magnati, molto bene. E vabbè, poi lei la vediamo meglio quando fa giorno, che adesso non si vede veramente una cippa. Perfetto, abbiamo anche la coppia di grifoni. Ti prego, dimmi che si possono accoppiare, perché voglio vedere i cuccioli, sono troppo curiosa. Oh, molto bene, molto bene. È di nuovo mattina e io però non ho più sfere poké dove mettere la prossima bestiolina. Dovrei averne qualcuna in casa. Mi sembra di averla vista prima. Ah, ecco dove erano le lontre. E l'altra dov'è? Ah, l'altra è qua dietro. No, ma non avevo una terza, io avevo un cucciolo. O sbaglio? Ma aspetta, forse è nella sfera. Ah, eccola, posso liberare questa. Ah no, ce n'ho una vuota qua, guarda un po'. Sì, però... No, scusa, la lontra la posso anche liberare, povera bestia. Non ho capito perché ce l'ho qua dentro. Là, e addirittura. Addirittura ha fatto cacca con talmente tanta forza che è balzata di lato. Incredibile. Va bene, non mi ricordavo di averne una nella capsula, poverina. Vabbè, ci siamo recuperati 2 sfere poké. Molto bene, allora abbiamo visto che stavano tutte volando. Quindi parto direttamente dall'alto. Erano tutte per aria. Quindi ci serve la femminuccia, che noi avevamo visto laggiù peraltro. Magari torno in quella zona lì. Bisogna stare attenti a quei draghetti. Sono bellini bellini, carini e pucciosi, piccolini, ma sembrano abbastanza cazzosetti. Si arrabbiano molto facilmente, sono permalosi. Aspetta, li vedo sbrilluccicare. Vedo sbrilluccicare di blu. No, no, quello non è blu. Dov'è? No, dov'è? L'ho visto, è laggiù, è laggiù, è laggiù. Sì, quella è Crystal, dai. Ed è una femmina. Ah, però 21. No, dai, puntiamo un po' più in alto. 21 no, dai. Cioè, 39, ok. Mi posso accontentare. Però 21 è veramente poco. Lì ce n'è una. Aspetta, aspetta, aspetta. Sei tu quella che cerco. Se ti trovo... Ti trovo, ok. No, maschio 21, niente. Ce n'è una qui. Però è sempre azzurrino. Ah no, questa è... normale, è standard, non è speciale. Ma scusa, ce n'erano un botto che volavano fino a ieri sera e adesso tutte sparite. Dove sono andate? Draghetto, draghetto. No, 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 che siamo anche lentissimi col grifo.
No, ti prego, dimmi che non mi ha puntato. Dimmi che non mi ha puntato. Ti prego. No, guarda cosa... Ma guarda che casino che ha fatto, ha dato fuoco a tutto. No, 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 via, 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 via. Prenditela con qualcun altro, dai. Ma guarda che nervosetto. No, vabbè, ma il casino che ha fatto. Ha dato fuoco a tutto. Era tutto un fuoco qui. Là, si è stancato, meno male. Io stavo cercando quelle bestioline lì. Là c'è un altro di draghetto. E ha dei colori bellissimi. No, vabbè, stupendo. E qua cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Aspetta. Ma ce n'è un'infinità. Cosa sono? Dei Nonicus? Crystal dei Nonicus, mi sembra di aver letto. Se non vedo una cipa. Sì! No, ma che belli! Ok, quindi prossimo episodio dei Nonicus e Draghetto. Ok, ok, molto bene, molto bene. No, ma guarda quanti ce n'è. Ce n'è laggiù, ce n'è qui sotto, ce n'è qui, guarda quanti! Vabbè, molto bene, cioè per carità avremo l'imbarazzo della scelta, ok. Oh, basta, non ho più voglia di girare, sto girando da un'eternità. Voglio questa, cos'era 21, mi va bene lo stesso. Ah no, ma è un maschio! No, ma non c'era anche una femmina di livello basso. No, 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 c'era una femminuccia di livello basso, ti prego, ti prego. Sono tornata qua fiduciosa di trovarti. Qui c'è un draghetto, vediamo di stare alla larga. Di cos'è? Uno Yutirannus? Che ci fa qua lo Yutirannus? Ma non mi sembra la sua zona. Non ricordo di averlo mai visto quello di Tyrannus. Forse sì, eh. Per carità, ma no, non mi sembra sia questa la sua zona. Vabbè. Ah, eccola la femminuccia 21. Ma è molto uguale al maschietto. Cioè, non basta che sia di livello basso, è anche uguale all'altro. O se non uguale, è molto simile. Ma uffa. Ma io volevo qualche colore un po' diverso. Vabbè. Oh, non ne trovo altri, ragazzi. Ho girato per ore. Cioè, giuro. Non ce n'è veramente altri. L'unica zona dove le posso trovare è questa. Quindi, ciccia. Dove è sparita? Ma la stavo seguendo, non c'è più. No, giuro, la stavo seguendo. Ce l'avevo davanti alla faccia. È quella? Non mi sembra quella. Quella mi sembra una normale. Infatti. No, dov'è? È finita in bocca al sarco. Appena oltre i cespugli. No, vabbè, che sfiga. È un incubo sta bestia. È un incubo da prendere. Perché? Dovrebbe essere facile come cosa in realtà, eh. Non capisco perché mi stanno complicando l'esistenza in questo modo. Cosa ho fatto di male? Ma aspetta. No, non può essersi addormentata con un colpo, dai. Va bene che era a livello 21, però almeno un paio secondo me ci vogliono. Non è che si è addormentata in mezzo al fogliame e io non l'ho vista. No, perché può succedere. Mi sa che è anche già successo qualcosa di simile. Dove eravamo in questa zona? Guarda dov'è! Lì c'è un draghetto, dobbiamo stare attenti. Un altro draghetto, aiuto. Ok, aspetta, aspetta. È lei. Sì, maledetta, guarda dove è andata, in altissimo. Mai che la ritrovavo. Ora senza farci notare dai draghetti, ce la facciamo. Ce la facciamo, sì, perché sta scendendo molto bene. Guarda che là c'è un'altra, aspetta, aspetta, che è rosa quella. Ed è una femmina, 39, sì, sì, voglio lei, voglio lei, voglio lei. Che è ancora più lontano dai draghetti. E la cosa mi rende tanto felice. Ma guarda quanto sta volando in alto. Ecco dove erano, erano tutte qua. Ma erano super in alto.
Guarda, sono tutti qui così in alto. Ma dai. Cacchiarola, aspetta, aspetta. No, 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 no. No, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo che ci sarei finita in bocca. Porca miseria. Mi sta ancora seguendo. Ma non ci posso credere. Guardalo com'è infervorato. Sarà divertente, catturarli. Sì, sì. Una pacchia proprio. Si è stancato. Dov'è? Laggiù, sì. No! No, ce n'è un altro! Ce n'è un altro! No, vabbè, ma sono dei mostri. Sono dei mostri, ste bestie. Mi sta ancora seguendo! Oh, si è stancato! Alleluia! Porca puzzola! Ok, aspetta, intanto sono scese altre bestie, mi sa. Fa vedere. No, questo è normale. Ok, niente. Ne ho vista una qui. Sembra azzurrina, ma mi sa che anche lei è normale. Sì, infatti. No, niente, sono tutte lassù quelle crystal. Lassù vicino ai draghetti. Mica sceme, capito? Ok, i draghetti non se le filano. Là, là, guarda che forse quella sia un po' isolata. Ma dimmi te se devono andare così in alto. Dimmi te. Aspetta, lì c'è il draghetto. Non voglio farmi beccare di nuovo. Sei tu? No, maschio 21. Allora questa dovrebbe essere una femmina 21. Sì. Però io avevo una femmina 39, che era rosa. Dov'è? Era qui intorno. Me l'avete fatta scappare, vi odio. Oh, guarda, guarda che c'è una femmina 43. Bene. Benissimo. Benissimo. Speriamo che non arrivino i draghetti a rompere l'anima. Che mi stanno inseguendo da un bel po'. Là, no, cos'è? Ah, un tappeggiare, ok. Ok, ora questa se ne andrà in alto. Come l'altra. Non devo colpirla quando mi è troppo vicino, perché altrimenti ci spara quella robaccia là. Dove? Dove è andata? Perché me la perdo fisso? Aspetta che vedo l'ombra. Ah, è qua sopra. Ok, mamma mia, com'è difficile riuscire a beccarla in volo. No, quanti ne sto sprecando di dardi, perché non la becco. Che c'ho sempre... Ah, oh, ok, 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 ok. Ok, ok, dove? Dove? Non in acqua! No! No, questa cade in acqua, questa cade in acqua! Questa cade in acqua! No, ti prego! No, è caduta in acqua! Sì, è lì sotto! No, ci muore! No, ti prego! Ti prego, addomesticati in fretta! Dai, 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 così esci dall'acqua! Ti prego, ti prego, ti prego! No, ti prego, non ci morire! No, gli sta finendo l'ossigeno. Mangia, mangia. No. No, mi sa che non ce la fa. Mi sa che non ce la fa. No, dai, ti prego. Stiamo morendo anche noi, affogati, aspetta. Ha finito l'ossigeno, sta morendo. Ma perché non mangia? Dai, magari ne basta uno. No, niente. Addio. Addio, mi dispiace. Oh, che sfiga incredibile. Aspetta che raccolgo tutto. Oh no, che tristezza infinita. Sono molto triste. Non è possibile, non è giusto. No, davvero, Ark, cosa ho fatto? Cosa ho fatto per meritare tutto questo oggi? Guarda, lì ce n'è un'altra. Fammi vedere che cos'è. Una femmina 21, ah, quella di prima. Va bene. Ci sto. Ci sto, Mara, ci sto per forza. E vabbè. Non in acqua. Aspettiamo che arrivi dall'altra parte. Ah, brava, gira, gira, gira.
Vai sulla terraferma, brava. Molto brava. Cioè, guarda come va veloce. Guarda come tenta il suicidio in acqua da sola. Guarda, pur di non farsi prendere da noi. Maledetta. No, non in alto, non in alto, che ci sono i draghetti. Dannazione! Non riesco a beccarla. Abbiamo sprecato veramente una marea di dardi, non avete idea. Ah, no, ci ho preso in pieno. Ci ho preso in pieno. Ci ho preso tanto tanto in pieno. Dannazione, lo sapevo, lo sapevo. Ah, ah, per la peppetta. Maledetta, dove sei ora? Ah, è qui, c'è svenuta. È qui, c'è svenuta. Ok, molto bene, va benissimo. Livello 21, giusto? Sì, mi vai bene, non importa, non importa. Stavamo puntando a te anche prima, quindi era destino. Mi dispiace che hai colori molto simili all'altro, e vabbè. Ce ne faremo una ragione. Oh, ce l'abbiamo, 0-0 perché stavo stavo dando da mangiare a Ginetto. Ah, ma non abbiamo cibo. Ah. Ah, tu hai qualcosa, Lillo? No, solo carne cruda. E questa si è addomesticata. Aspetta, aspetta. Dammi da mangiare un po' di baccucce. No, Ginetto, resisti, eh. Non mi fare sta cosa di svenire così all'improvviso qua. Magari non mangiamoci le bacche narco. Dove sei? Dove sei? Ciao, ciccina. Ciao, sì, sei molto carina, molto bellina anche te. E te ne vai subito nella sfera poiché che dobbiamo tornare a casa a mangiare, sennò Ginetto ci sviene. Benissimo, guarda che ne bastava uno per addomesticarsi, quella scema che è affogata, ma dimmi te. Ma dimmi te. Comunque dobbiamo stare super attenti a quei draghetti. Sono micidiali, sono terribili. Ah, molto bene, molto bene, molto bene. Perfetto, fammi vedere, ce li abbiamo tutti nelle sfere poiché 1, 2, 3 e 4, sì. Benissimo. Ragazzuoli, ci si vede un altro giorno quando veniamo a catturare dei noni con questi draghetti. Bye. Aspetta, Ginetto ci arriva fino a casa in queste condizioni. Sì, sì, cibo dovrebbe averne abbastanza. Dai che ci arriviamo a casa. All'altra casa, intendo, ovviamente. Cioè, speriamo che quei draghetti malefici non vadano a rompere le scatole alle mie bestie, però. Cioè, di nuovo, è vero che c'è il Giga, però, dall'alto, sai com'è? Quelle danno fuoco a tutto, a tutto. Ed eccoci finalmente tornati alla nostra base principale con tutte le nostre nuove creature. Bel bottino, guardate che musetti carini, tutti cristallosi, tutti sbrilluccicosi. I grifoni sono veramente fighi. Cioè, non si può dire niente, sono veramente fighi. Guarda anche quelli che sembra che hanno la coroncina in testa. Con quella faccia furba e intelligente. A posto. Allora, nel prossimo episodio, come abbiamo detto, mi sa, il prossimo episodio su Crystal Isles, mi sa che andiamo a prendere il draghetto e ovviamente facciamo un po' accoppiare queste bestioline. A tal proposito, vediamo un attimo se... Scusa, i due si possono accoppiare? Abilita accoppiamento. Pronta ad accoppiarsi, quindi sì. Sì, possono farsi cuccioli. Molto bene, molto bene, molto bene. Sì, decisamente. Allora, nel prossimo episodio su Crystal Isles con Ginetto faremo i cuccioli di queste nuove creaturine che immagino saranno adorabili. Va bene ragazzuoli, allora per questo episodio direi che possiamo finirla qui. In descrizione trovate il link alla mod. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi piace, se vi è piaciuta. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Baci e braci a tutti, ciao ciao.